Dall'infanzia e fino alla vecchiaia, il nostro corpo si indurisce lentamente a causa delle sostanze calcaree contenute nella maggior parte degli alimenti. Questa materia calcarea si depone di preferenza sulle pareti delle arterie e delle vene, cosa che provoca lo stato che i medici definiscono arteriosclerosi. Le arterie di un bambino sono elastiche come gomma. Via via che invecchiano, le pareti dei vasi si induriscono a causa dei depositi calcarei lasciati dal sangue. Diventano dure e rigidi e le arterie quindi sono sempre più fragili. Se si rompono, ne seguono emorragie tali che possono provocare anche la morte. Se potessimo pulire i vasi sanguigni da questi depositi calcarei, la nostra vita si prolungherebbe e il corpo sarebbe per noi uno strumento della più grande utilità. Evidentemente, dal punto di vista occulto, importa poco che noi siamo morti o vivi, in quanto la morte non è annullamento, ma solo un trasferimento della nostra coscienza su un altro piano di esistenza. Tuttavia, quando il nostro corpo ha attraversato il periodo dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza ardente, poi quello dell'età matura, è allora che siamo realmente capaci di acquisire conoscenza ed esperienza. E più questo periodo fruttifero si prolunga, e meglio è. È la ragione per la quale è preferibile far durare il più a lungo possibile la vita nel nostro corpo terrestre. Per ottenere questo risultato, conviene scegliere alimenti che contengano la minor quantità di sostanze che intasano i vasi sanguigni e che provocano il loro indurimento. Sono soprattutto la frutta e gli ortaggi freschi. In seguito bisogna cercare di eliminare le materie calcaree già assorbite, cosa che non è facile perché non si è ancora trovato un alimento e una medicina capace di effettuare questo processo di eliminazione. Si è scoperto che i bagni radioattivi hanno un effetto salutare, ma non del tutto soddisfacente. Il siero del latte e il succo d'uva rappresentano ancora quello che di meglio si è trovato fino ad oggi per sciogliere la sostanza calcarea. Presi in grandi quantità, questi due liquidi possono migliorare considerevolmente lo stato di indurimento delle arterie.